Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Edoardo. Nel video di oggi andiamo e si va al McDonald's, cari amici. Ho anche qua la nostra pennina per le ordinazioni. Cosa volete? Un McNuggets, questi McBacon. Oggi solo McNuggets si fanno, perché come avete letto nel titolo, impariamo, oh my god, come si fanno i McNuggets del McDonald's. Perché la mia insegnante di arte lo diceva sempre: l'unica cosa che voi andrete a fare è o a lavorare al McDonald's o a pulire i cessi. Non è andata proprio così, però vabbè. Saluti, oggi per la prima volta seguiremo le dosi, come vedete le ho scritte, non so se si veda, non interessa. Oh, hell no! Perché oggi voglio proprio imparare a fare come veri McDonaldziani. Prima di iniziare con il video, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale per non perdervi un sacco di cose. Oggi come si fanno i McDonald's. I say, hold on. I McNuggets di pollo. Tanto gli ingredienti non ve li dico perché la ricetta è segreta. Prima cosa, la nostra pulla. Allora, prima cosa che dobbiamo tagliare è questa roba a cubetti e poi triturarla. Sono più o meno 100 grammi. L'ho misurata, sì, cari amici. Nobody cares. Va tagliata, questo non è il coltello, questo è molto meglio. Dopo che abbiamo sbattuto tutto nel tritatutto, un po' a cubetti, un po' così, cioè facciamo così, sbattiamo dentro, voi vedete questo? No, non lo vedete, adesso lo vedete, forse sì. Boom, boom, boom. In teoria servono le cipolle e l'aglio, a me fa schifo quindi non le metto, non mi rompete. Di pane, 16 grammi. Come si misurano 16 grammi di pane, cari? Così. 8... 12, 16, fatto. Cari amici, ha funzionato. Che roba orribile. Continuerò a comprarli al McDonald's, basta questi robi. Però, cari amici, non abbiamo messo l'ingrediente segreto qua dentro. Isotta, vieni qua. Solo una zampa dobbiamo mettere, non serve tutto. Adesso che abbiamo fatto questo putridume, serve fare la pastella. Latte tipo 80 grammi, ma cari amici, 80 grammi, come? Boh, 16, fatto. Poi, dove leggo? Qua, farina, sempre 16 immagino. Uovo, cioè lo sbattiamo dentro, cioè c'è solo uovo qua dentro. E poi in teoria dobbiamo frullare, ma ci sono persone a cui non piace il McDonald's, eh? Disgusting. Non sono ovviamente mie amiche, cioè non sono persone con cui io possa avere delle relazioni interpersonali. Troppo uovo. E quindi, cari amici, sapete già, si aggiusta un po', eh. Di questo, no, farina, boh, farina un po'. Ok, poi in teoria dovrei frullare sta roba. Come si fa? Voglio... Scrivetemi nei commenti. Oh. Benvenuti nella mia cucina, cari amici, dove cadono i pezzi. Quanto è data? Lo schizzo ovunque, su tutta la cucina. Cari amici, vedete che ci sono dei miglioramenti. Perfetto. Fra 2 anni verrete nel mio ristorante. Come on, who said that? Bene. A questo punto, cosa dobbiamo fare? Mescolare una frusta. Tenete un composto liscio, questo l'ho fatto. Coprite la ciotola e riponetela in frigo. Vabbè, sta qua, tanto ci sono 2 gradi in sta casa, va bene uguale. Tagliate il pollo, l'ho fatto, versate il pollo in un mixer, va bene. Salate, non ho salato. Vabbè, è già tutto nel coso, non fatemelo prendere. Saliamo un pizzico, boh, oddio. Versato metà per terra. Boh, mixiamo un po'. Visto, questo si chiama problem solving, cari amici, imparate da me. Spero che il mio capo non vada mai su YouTube per caso. Ma l'amido di mais a cosa serviva, scusate? Ah, infatti era un'altra ricetta in cui serviva l'amido di mais. Però il pan grattato serve. Ah, ho capito adesso. Friends, don't lie! Il tutto è fatto, cari amici, siete pronti?
a bruciare tutto e a fare uno schifo come sempre. Faremo delle palline che io non tocco a mani nude, manco sotto tortura. Mi metterò i guanti, perché quel putridume lì non lo voglio, non voglio toccare. Battiamo nella pastella e subito dopo va nel pan grattato. Poi friggiamo tutto. Ah, ovviamente l'olio. McDonald's, l'olio che usano è quello delle macchine, ma davvero? A quanti gradi va? Non mi dice che deve andare a tipo a 182,5 gradi, se no viene tutto male. 170 gradi, ho sbagliato, scusate, che stupido. Cari amici, io me la... Il primo che mi dice che sono in pigiama lo faccio radiare da non so dove, ma non si permetta. Non permettetevi, se non conoscete lo stile, se non conoscete la moda, andatevi ad informare, cafoni falsi. Ma io perché mi sono messa questo uovo sorridente? Non so voi cosa vedete, ma tanto cosa capite, ho fatto tutto a caso, come sempre. Delle palline più o meno di queste dimensioni. Vedete? Secondo me questa tipo è gigante, vabbè. Immergiamo e poi da qua, boom, qua. Però io da qualche parte avevo letto che in realtà la panatura doveva essere fatta anche con l'amido di mais. Però io faccio una doppia panatura, cari amici. Guardate, mamma mia. Dove le imparate queste cose? A fare le doppie panature? A bruciare tutto? Se vengono, cari amici, apro un ristorante. Mollo tutto. Saluto i miei cari collegoni simpatici. Ciao a tutti, baci stellari. Anche il nome, cari amici. Da Dodds. Secondo me vengono buone. Già solo per il fatto che rimangono insieme queste palline, oggi già un obiettivo è stato raggiunto, cioè arrivare a cucinare qualcosa. Adesso voglio dire questa cosa, sarà un popular opinion. Cioè, raga, allora, tra McDonald's e Burger King, ma non c'è confronto. Cioè, non mi venite a dire che il Burger King c'ha i panini più grandi. Sì, Ica. Ica. Questo è l'olio. Vabbè, ci mettiamo questo intanto. Ma non frigge! Vabbè. Che bello! Aia! Come frigge bene, guardate, cari amici. Vedete cosa si seguono le dosi, cosa succede? I miracoli avvengono. Ci sbattiamo dentro anche questo. Cioè, ma ne vogliamo parlare, cari amici? The witches saranno cotti, secondo me. Vado avanti con gli altri, cari amici, e poi li assaggio. Cari amici, siamo pronti? Io no, per niente. Non vorrei dirlo, potrei aver generato per la prima volta qualcosa di commestibile. Non sanno di nuggets di McDonald's perché non ho messo l'ingrediente segreto, il gatto. Era solo per quello. Se avessi messo il gatto sarebbero uguali, sicuro. Perché innanzitutto sono cotti, cosa che non avrei mai creduto fosse possibile. Quindi vedete che se si seguono le ricette le cose vengono. Perché non seguite le ricette? Are you like a crazy person? Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Ringrazio come sempre chi è arrivato al fondo di questo video. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, perché le cose vengono, vedete cari amici, voi non ci credete, ma vengono. Quindi vi dovete iscrivere. E vi ricordo di seguirmi su tutti gli altri social, quindi Instagram, TikTok, a tutti quelli su cui non sono manco iscritto, voi iscrivetevi comunque. Io vi do appuntamento al mio prossimo video. E io e questi buonissimi chicken nuggets che non sono del che non sanno di McDonald's solo perché manca l'ingrediente segreto, ve l'ho già detto. Vi salutiamo. Ciao amici!